Buongiorno ragazzi, io sono sveglia da esattamente 5 minuti, per questo ho gli occhiali da sole tattici per non far vedere la mia faccia ancora completamente addormentata e nulla, ho infilato questo copricostume, il costumino e adesso andremo subito spediti a fare colazione, perché qui colazione è aperta dalle 8 alle 10 e sono le 9:20, quindi adesso corriamo lì, poi vi racconto un po' dove siamo. Ho deciso di fare una sorta di vacanza di fine estate, anche se ancora metà settembre, dato che qua in Sicilia fa sempre caldissimo ad agosto, mentre a settembre fa ancora caldo, ma è molto più godibile. E quindi ho pensato di slittare questa vacanza che sogniamo di fare da tutta l'estate un po' più tardi. E secondo me ho scelto il periodo perfetto, perché adesso vedrete innanzitutto dove siamo e poi com'è il posto, meraviglioso. Vabbè, andiamo a fare colazione, non mi dilungo troppo, anche perché mi sono seduta su questo, non so come dire, divanetto, che in realtà è completamente bagnato perché il clima è bello, però ieri ha piovuto, quindi adesso ho il sedere completamente bagnato, molto bene. Il tuo sedere è bagnato, c'è anche Fabri qua con me. Ciao! Tu hai sedere? Sì, ma tantissimo. No, cioè, ma il mio è completamente bagnato. Come se fossi stato in piscina. Oddio, vabbè. Allora, alla fine io ho preso due briochine, perché ieri le abbiamo assaggiate, erano buonissime, una vuota, e ci metterò dentro la marmellatina di limone di Siracusa. E poi ho preso questa volta anche cioè cos'è? Una torta alla marmellata di albicocche. È una crostata. Sì. Mentre per trincare mi sono fatta portare l'acqua calda per fare questa tisana zenzero e limone, così mi dà un po' di energia e mi aiuta a sistemare lo stomaco, dato che stiamo mangiando come dei maialini. Mentre Fabri più o meno la stessa cosa, però ho preso anche un cannolo. Certo, due Nutelle, che fai, te ne privi? Ecco, che fai, te ne privi. E in tutto ciò mi sono appena accorta che fino adesso avevo il fuoco manuale, quindi probabilmente sarò stata completamente fuori fuoco, ma perdonatemi perché sto ancora dormendo. Adesso faccio colazione e poi mi riprendo, promesso. Questa qua è la nostra suite, ancora per poco in realtà, perché stanotte staremo qua, poi da domani avremo un'altra camera dall'altra parte dell'albergo. Vediamo se riesco a farvi vedere, ma c'è tantissima luce, saremo là sopra. È un po' incasinata, è anche buia perché è tutto chiuso. Riesci ad aprire quella finestra lì, Fabri? No, qua c'è il coso. Vabbè, allora noi non siamo molto ordinati, quindi queste sono le condizioni dopo due giorni, però si capisce un po' dai com'è la camera, che è veramente super carina. Da questa parte c'è il bagno con la doccia, da questa parte il bagnetto così e il WC in quella camera lì. Tra l'altro inizio a vloggare oggi, che è il terzo giorno che siamo qui. I primi due, ragazzi, è successo di tutto di più, perché come vi ho detto il clima in questo momento è piacevole, ma i primi due giorni c'è stato un tempo orribile, temporali. Vicino a Pantelleria ha fatto una tromba d'aria, sono morte credo 9 persone, quindi abbiamo vissuto dei momenti un po' di ansia, anche perché è andata via la luce in tutta l'isola e siamo stati delle ore senza acqua corrente, senza luce, ed eravamo appena arrivati. Quindi immaginateci, dopo aver fatto il volo da Milano, abbiamo preso la nave per arrivare qui a Favignana, arriviamo e succede tutto questo senza esserci neanche fatti una doccia. Abbiamo riso della situazione, è stata una situazione divertente, però al tempo stesso eravamo veramente stanchi e sarebbe stato bello riprendere tutto. Ho fatto una clip che vi metto adesso, che rende un po' l'idea. Ragazzi, siamo in modalità shining con il flash del telefono di Fabri, perché ormai sarà quasi un'ora che siamo senza luce. Il che non è così tanto un problema, perché è quasi ora di andare a dormire. No, e poi dicevamo che qualcuno ha le luci d'emergenza accese che non si spengono. Esatto, quindi dormire con le luci d'emergenza accese sarebbe peggio. Peggio. Il problema è che non c'è l'acqua, quindi noi non ci siamo ancora fatti una doccia da quando siamo arrivati, no, dopo l'aereo. E non si può andare in bagno perché il WC, cioè non c'è più acqua, non scende. E non mangiamo da stamattina, perché abbiamo per pranzo mangiato un arancino e io sto letteralmente morendo di fame. E in più prima ci gocciolava anche un po' d'acqua in camera, vabbè, perché cioè, è scesa una quantità d'acqua disumana, come non scende veramente mai qui.
Quindi veramente tutte a noi. E Adesso non. soprattutto l'inizio della vacanza di Fantozzi, ragazzi. No, vi giuro che non potete immaginarlo adesso perché vedete la luce del flash, ma voi immaginateci Così, qui guarda. al buio, aspettare non si sa cosa, perché la luce non è che manca in questo edificio, manca in tutta l'isola. Quindi anche l'acqua, cioè non è il problema di E anche al questo hotel, è il ristorante non problema riescono a fare dell'isola. niente. Perciò avete capito un po' la situazione. In più, ieri siamo andati a fare una gita bellissima. Abbiamo visitato la Tonnara di Favignana, che era praticamente l'ex stabilimento Florio. So che hanno fatto anche dei libri che sono molto famosi, anzi, alcune persone me l'hanno già scritto quando abbiamo fatto la visita, che hanno letto il libro, che è bellissimo. Ed effettivamente è stato molto interessante fare la visita. E ve lo sto dicendo perché, allora, è stato interessante, ma al di là di quello, entriamo e cosa succede dopo? Un minuto mi caga un uccello in testa, io non so cosa mi sta succedendo. Poi vado a fare la doccia, mi giro così sul muro e mi sono raschiata il ginocchio, mi sono riaperta la ferita. Questo per dire che sono un po' iellata, perciò secondo me potrebbero succedere, non lo so, Non puoi capire, cos'è successo? c'è un geco. Dai, poverino, mi hai fatto spare, sei stupido. Stavamo parlando poco fa. Stavamo parlando. Stavamo parlando poco fa dei gechi che sono bellissimi e io li amo. Dov'è che Si è nascosto lì sopra è? là. Non si vede neanche, quindi non vi faccio vedere, ragazzi. Mi hai fatto spaventare, stupido. Ma cioè, qua ci sono bestie. Beh, sì. E stanotte ci ha svegliato un rumore vicino alla finestra, vicino al letto. Che sembrava ci fosse un animale che scavava, ma non siamo riusciti a vederlo, ma è andato avanti per ore. Vabbè, nulla, adesso quindi io sono già vestita, ci prepariamo, metto le scarpette per andare in bicicletta e proveremo per la prima volta ad andare in bici. Io non ci vado da più di 10 anni, non sono mai stata particolarmente capace, quindi ci sarà da ridere e da divertirsi. Vi faccio vedere cosa c'è nella mia borsa, anzi zainetto da mare. Questo è lo zainetto che ho utilizzato anche per andare in America l'ultima volta. Preso da Amazon, non da Amazon, da Primark per 5 euro, però è pazzesco, comodissimo. Comunque porto le scarpette per gli scogli, perché qui a Favignana ci sono principalmente gli scogli più che la spiaggia, però anche le ciabattine, dato che per andare in bicicletta ho deciso di mettere le Superga per essere più comoda. La cartina, noi ovviamente utilizziamo principalmente le mappe dell'iPhone, però avere la cartina con tutti i punti di interesse è molto più comodo, quindi portiamo anche questa. I miei bellissimi occhiali da sole di Moschino che mi piacciono da impazzire, sono stupendi, con la custodia, l'acqua, qualche soldo, non porto le carte e i documenti perché vabbè, in realtà l'isola è molto piccola, quindi mi porto solo l'essenziale, magari al massimo la patente per sicurezza, ma penso di portare solo questo in una bustina, fazzolettini, i cerottini che devo mettere sulla cicatrice che mi sono fatta qua sul ginocchio per non farla macchiare, e, un burro cacao, telefono, cuffiette Bluetooth e questo che è un igienizzante comodissimo, profumato, molto sottile, perfetto da portare in giro. L'SPF non c'è perché ce l'ha Fabri e basta, questo è tutto l'occorrente. Tra l'altro mi sono appena ricordata che non vi ho ancora fatto vedere fuori, perché abbiamo anche il nostro cortiletto privato. Questo qua è il nostro cortiletto con l'sdraio, la piscinetta ed è quello che faceva il rumore dell'acqua. E poi qua vedete ci sono le palme, un mega divanetto che adesso si asciugherà e più tardi penso utilizzeremo. Ma tra l'altro da qua si vede anche il mare salendo su. Là. Vi giuro che c'è una pace e una tranquillità in questo posto, ragazzi, incredibile. Ieri abbiamo attraversato tutta l'isola a piedi prima di andare a noleggiare le biciclette e, ripeto, una pace meravigliosa. Stavamo dimenticando le provviste di cibo. Io non vado mai via senza avere qualcosa, qualche snackino a portata di mano. Ho paura di morire di fame. Comunque, noi siamo più o meno in questa zona. E adesso andremo a Calagraziosa e pensavamo in realtà oggi di fare più spiagge, quindi Calagraziosa, Punta San Nicola e Scalocavallo o Cala Rossa, non lo so, vediamo, visiteremo più o meno questa zona in base anche a quanta gente ci sarà sulle spiagge. Su questa forse ci sarà anche un pochettino di spiaggia, le altre sono tutte cale rocciose. Ecco,
eccole qua le nostre bici, la bianca e la viola, che hanno la batteria, come vedete. Le abbiamo noleggiate apposta per far poca fatica, perché in realtà gran parte dell'isola è in piano, ma come vedete ci sono delle zone anche un po' più montuose. Chissà se riusciremo ad esplorarle. Ci siamo, ragazzi, abbiamo la bici. Mi sento abbastanza confident, ho appena fatto un giro nel parcheggio. Lì c'è Fabri con la sua bicicletta. Lui ha preso quella viola, io quella bianca. Vi dico già che dopo un secondo mi fa già male il sedere, non sono proprio una ciclista. Mi piacerebbe in realtà avere la GoPro per farvi vedere come andiamo, ma purtroppo, cioè, immaginate che riprendere, per ora non ce la faccio ancora a riprendere mentre bicicletto. Magari nei prossimi giorni siamo più bravi. Magari nei prossimi giorni ce la potremmo fare, dai. Vi aggiorniamo, andiamo alla spiaggia. Arrivati e sopravvissuti alla bici, anzi, è stato bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Adesso ci siamo fermati perché abbiamo trovato una bella caletta, ma in realtà mi è venuta voglia di girare tutta l'isola in bici, quindi Fabri, preparati, ti farò pedalare. Vi faccio vedere dove siamo. In realtà questa è la caletta più vicina all'albergo, non delle più belle secondo me di quelle che ci sono sull'isola. Ci sono un po' di alghe, però l'acqua è limpidissima. Abbiamo fatto il bagnetto, ragazzi, e guardate che capelli pazzeschi con il sale, è la cosa bella. Poi ovviamente a casa li lavo, li sciacquo, ma per ora mi godo queste beach waves stupende. E nel frattempo abbiamo scelto anche dove andare a pranzo, però per questo mi sa che torneremo nel paese, perché lì ci sono le cose un po' più sfiziose, mentre sul lungomare ci sono dei chioschetti, però fanno ovviamente panini semplici. E invece ho visto un posto che secondo me vi piacerà, che fa arrosticini, è proprio l'ultima cosa che fa. Stiamo andando in questo posto qua, ragazzi, che fa cibo tipico rivisitato in chiave pesce, diciamo. Ci sono gli arancini, o le arancine come le chiamano qui, con pesce spada melanzane, tonno, ragù di triglie. Mi intriga un sacco perché a me piacciono tantissimo le triglie. Guardate, là in alto ci sono le foto dei panini, sembrano buonissimi, solo che io non so se riesco a mangiare sia un panino che un arancino, perché sono giganteschi. Speravamo di andare a mangiare nel parco di Villa Florio, che appunto è qua davanti al posto dove abbiamo preso i panini, ma ci siamo accorti che è chiuso. E è un posto stupendo, ieri in realtà siamo entrati a visitarlo, e perciò adesso andiamo alla ricerca di un angolino all'ombra, sperando di riuscire a trovare un posto, sì, sul lungomare dove sederci. Ma guarda, ce l'ha. Ho preso molto più di quello che riuscirò a mangiare, ve lo dico, però volevo assaggiare almeno un arancino al pesce e il panino, ovviamente. Partirei dall'arancino, che chiamerò arancina perché siamo nella parte occidentale della Sicilia. Tu com'è che l'hai presa, Fabri? Un po' una pippa. Devi parlare forte perché sennò non si sente. Ah, ok. No, dicevo che io sono un po' una pippa perché al mare ovviamente tutti quanti prendono cose al pesce, io al ragù. Infatti, al ragù. Di carne. Sicuro. Vabbè. Anzi, di carne ovviamente. Arancino super promosso, ragazzi, andate ad assaggiarlo. Questo posto si chiama Santi e Marinai. E adesso arriva il pezzo forte, che ovviamente non riuscirò a finire perché l'ho visto ed è gigantesco. Però volevo assolutamente assaggiarlo perlomeno. Ed è questo qua, un mega paninazzo con gamberetti, pomodoro e rucola. È gigantesco, vi giuro. È tipo due volte un panino di McDonald's. Ed è bello perché poi lo stiamo mangiando sul porto, in riva al mare. E adesso cado! Sto andando con una mano, ragazzi, che trasgressiva! Ci sei, Fabri? Esatto, sì, un po' il mood è quello del mondo di Patti. Sul percorso ci sono tutte queste buche che credo siano state fatte per estrarre il tufo, lo chiamano così, anche se ieri in realtà al museo ci hanno detto che lo chiamano volgarmente tufo, ma si tratta di un'altra pietra. E anzi, vi faccio vedere, da questa parte si vede meglio il fatto che ci siano un sacco di scavi. Guardate. Guarda anche lì, mamma mia. Questa zona è tutta scavata. E siamo sulla strada per andare a una delle cale più belle di Favignana, che è Cala Rossa.
Non l'abbiamo ancora vista, però io sono super super speranzosa, perché già qua si respira un clima di relax incredibile. Vorrei dire che sono riuscita anche a fare un video mentre andavamo in bicicletta, anche perché la bicicletta elettrica un po' va da sola, senza dover pedalare tanto. Però devo dire che per stare un po' allenata io la tengo quasi sempre spenta e l'accendo proprio quando ci sono le salite da montagna, per avere un aiutino, anche perché fa parecchio caldo. E quindi per ora tutto bellissimo, sono super gasata e diventerò una ciclista, secondo me. Bah, non ci crede nessuno. Tu ci credi che diventerò una ciclista? Io sì. Potremmo andare a fare spinning in palestra. Sai che è una delle cose che mi fa schifo al mondo. Senza offesa, è proprio una mia cosa soggettiva. La pirulana ancora, ma la cyclette proprio è una cosa che non mi piace. No, qua secondo me ci salviamo perché sono elettriche. Sì, per quello. Oddio! Ma chissà cosa, tipo di orti fanno? Sì, sembra un villaggio. Strano. Sono appena scesa da questo dirupo, non si vede neanche la parte iniziale, ed ecco Fabri che deve scalare il monte, vediamo se ce la farà. Mi sento un po' all'isola dei famosi. Ma non si vede niente perché sei contro luce, mannaggia. No dai, pensavo peggio. Anch'io peggio, una volta che sei lì. Terra ferma, ora terra ferma. E in realtà non è ancora finita, perché è esatto. Ok, qui io spero di non riuscire a risalire, così finiamo in un video di Elisa True Crime. Che bella questa acqua, ragazzi. Siamo riusciti ad entrare, perché in realtà una volta superato il punto in cui ci sono le onde si sta da Dio. E non vedo l'ora di prendere la maschera perché ho già intravisto un sacco di pesciolini. Adesso però finisco il panino di prima perché mi è tornata fame. Vedete quell'argilla lì, ragazzi? L'abbiamo usata per fare dei fanghi che in realtà ho già sciacquato. Però ci siamo spalmati i fanghi, le argille, e poi appunto l'ho tolta. E adesso ha le gambe morbidissime, super lucide. Cala rossa bellissima, però consigliata per famiglie. Le famiglie penso che non riuscirebbero neanche a fare due passi perché c'è un po' da arrampicarsi, e a persone che appunto non riescono a scalare dei piccoli gradoni o comunque una situazione un po' avventurosa. Adesso sto aspettando Fabri, sta arrivando, eccolo. Back home, alla fine siamo andati a fare anche una piccola gita alla cava del bue, una cosa del genere, come si chiama? Bue marino. Sì. Vabbè, però c'era tantissima gente e in realtà siamo arrivati un po' tardi, non c'era neanche più il sole per fare il bagno, perciò abbiamo deciso di tornare a casa e in 20 minuti di pedalata siamo arrivati in albergo e adesso vediamo se ci ispira, andiamo a fare un bagnetto in piscina. Che ne dici? Guarda, sta uscendo il sole. Dai, sta uscendo il sole, andiamo a farci un bagnetto e poi dopo andremo a lavarci. Anche se a me spiace lavare questi capelli, perché l'effetto con il sale marino è pazzesco. Poi so che dovrò lavarli per non rovinarli, però un po' mi spiace. E comunque io vi assicuro che entrare qua dentro, dopo essere stati in giro tutto il giorno, è incredibile. Cioè, ogni volta che lo rivedo è ancora più bello. Pazzesco. Tra l'altro c'è anche questo angolino di cui noi siamo follemente innamorati, un po' arabeggiante, un po' tipo stile tunisino, Marrakesh, che ci piace tantissimo. Ieri sera ci siamo messi qui a chiacchierare ed era veramente stupendo. E anche qua ci sono altre zone bellissime per un aperitivo o stare un po' insieme. Ah, lo stai provando il divanetto? Spiaggiatissimo. Mentre questo era un vecchio abbeveratoio trasformato in una fontana bellissima. Perché questo qui, non so se ve l'ho già detto stamattina, ma non credo, l'ho raccontato solo su Instagram, era un antico baglio siciliano, quindi un'antica fattoria. E trasformata negli ultimi 10 anni in un boutique hotel. Sono circa 10 stanze. Ed è bellissimo! Adesso andiamo in piscina. Chissà quanto farà caldo in camera.
Abbiamo deciso che vogliamo far venire a piovere e quindi stiamo andando in piscina, perché negli ultimi 3 giorni tutte le volte che noi ci mettiamo in piscina arriva il diluvio e quindi ci proviamo anche stasera. Fabri è coraggioso, ma è andato via il sole, quindi io sto qua al massimo. Ma oddio, sole, più o meno. Oh, meno male che c'è un bello specchio gigante sopra il letto, così vi posso far vedere l'outfit. Non è particolarmente comodo per pedalare, secondo me, al massimo mi si vedranno un po' gli slip, spero di no comunque, però mi piaceva tanto e stasera abbiamo pensato di andare a fare un giro in città e quindi outfit perfetto per uscire la sera. Ho anche fatto un make up un pochettino più intenso rispetto a ieri, ve lo faccio vedere allo specchio perché si vede meglio, e poi non ho asciugato i capelli, quindi sono un po' bagnati e belli mossi come mi vengono solitamente appunto quando non li asciugo col phon. Vi faccio vedere il make up alla luce, ho messo le ciglia finte. Come sta? Mi piaccio. E poi sandalini ai piedi, anche questi molto comodi per la bici. Ma ormai avrete capito, cioè la bici non è più un problema, cioè mi sento una professionista pronta per andare con la gonna e il sandalino. Bene, andiamo a cena dentro all'albergo, non ve l'ho detto, perché qui hanno anche il ristorante buonissimo e abbiamo l'alloggio mezza pensione, quindi la sera cena sempre qua. Il profumo di Fabio è buonissimo, tutte le volte che se lo mette, mamma mia, io impazzisco. Mi stupisco anch'io. Come si chiama? Azzaro. Azzaro lì? Come boh? Non lo so, non lo so. Vediamo, perché è troppo buono. Ma per curiosità, perché c'è veramente... Si chiama, guarda, Azzaro Wanted. Buonissimo, ragazzi. Azzaro Wanted by Night. Cioè, buonissimo. Molto dolce. Sì, un po' speziato, secondo me. Mi piace. Io invece ho messo Narciso Rodriguez. Che buono. Non è male anche quello, sai? Ma qual è? Quello nero o quello rosa? Non lo so, perché è un campioncino. Ma allora, anche io ho il campioncino. Perché sono più piccoli da portare in viaggio. Sono più comodi. Bene, andiamo. Mascherina e via. Siamo tornati in camera a recuperare il giacchino, adesso siamo pronti alla nostra biciclettata in notturna. Sì, sì, un pochino sì. Vabbè, dai. Per andare a prendere una bella granita in paese. Sì, ci hanno consigliato dei posticini, vediamo. Carini, più che altro speriamo di farcela al buio in bici. Dai, speriamo. Chissà. Dopo 20 minuti, ma non sto scherzando, 20 minuti siamo riusciti a capire come accendere la luce della bici, quindi siamo arrivati in paese e adesso stiamo cercando un posto che faccia la granita tipica siciliana, che non abbiamo ancora provato. Però quella che ci eravamo segnati è chiusa, quindi vediamo se ne troviamo un'altra valida. Per me invece, allora... L'ho presa con mandorla e pistacchio. Però guardate quanti gusti, gelso, cioccolato, caffè, mandarino. Pistacchio e cioccolato. Sto spiegando un po' a Fabri come funziona la granita siciliana, perché non è una vera granita, è un mix secondo me tra granita e gelato. E quindi sentirai che la consistenza è pazzesca. Io ho origini siciliane. E non lo sai. Non l'ho mai mangiata. Assaggiala, dai. Vogliamo vedere la tua reaction. Vediamo il pistacchio, Poi bisogna vedere se questa è buona. È buona? È buona. Fammi assaggiare il cioccolato, però. Ma buonissimo. Davvero? Vediamo. A meno. Pistacchio è buonissimo. È vero? È molto... ghiacciosa. Ne ho assaggiate alcune che sono meno ghiacciose e cremose. E più, sì, cremose. Però è molto buona. Dopo la granita ci voleva un bel cocktail e io ho preso l'unico cocktail che mi piace, cioè il mojito. È arrivato il momento di struccarsi e mi sono portata delle mini size anche per le creme, per non occupare troppo spazio. Ho portato lo spumone di Veralab, pazzesco, non lo usavo da tanto, devo dire che è una delle poche mousse detergenti molto idratanti che non seccano per niente, mentre come primo step della doppia detersione, quindi come olio struccante, utilizzo questo qua di Kiehl's, pensato apposta per la sera, ma che in realtà può essere utilizzato benissimo anche di giorno. Quindi questa è la mia combo detergente e poi passo alle cremine. Cos'è successo?